Adesso il pastore evangelico pentecostale Remo Cristallo vi invita ad aprire la vostra Bibbia. Appartiene la gloria. Vogliamo esaminare, e questo passo l'avevo chiesto al Signore, ho detto: Signore, qual è il messaggio? Il messaggio che deve essere predicato in chiesa, che dovranno ricevere per televisione? Molti pensano che abbiamo tanto tempo da preparare i sermoni, non prepariamo niente. Noi vogliamo che tutto sia preparato da Dio, ma ci disponiamo davanti a Dio. Ho chiesto: Signore, quale deve essere? E mi è arrivato davanti, aprendo la scrittura, Prima Corinti capitolo 3, leggeremo due versi, o meglio tre versi, da 9 a 11 incluso. Gloria al nome del Signore. Ripeto, prima Epistola ai Corinti, capitolo 3, i versi da 9 a 11 incluso. Io leggo sempre dalla vecchia traduzione Diodati. A volte molti sono a favore, molti sono contrari, ma leggete anche nelle vostre edizioni più moderne. Certamente la parola di Dio è quella che è. Possono cambiare dei vocaboli più antichi o moderni, ma la sostanza della parola di Dio è sempre questa, vero? Alleluia, non cambia mai. Il cielo e la terra basteranno, ma la parola di Dio non basterà mai in eterno. Alleluia, al nome del Signore. A Dio appartiene la gloria. Poiché noi siamo operai nell'opera di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, ho posto il fondamento ed altri edifica sopra. Ora ciascuno riguardi come egli edifica sopra, perché nessuno può porre altro fondamento che è quello che è stato posto, il quale è Gesù Cristo. Nessuno può porre altro fondamento che è Gesù Cristo. Sono dei versi, e dei versi che voglio richiamarvi all'attenzione. La cristianità li conosce molto bene. I fratelli, le sorelle, i cristiani nati di nuovo, la Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa vivente di Gesù Cristo conosce bene questi versi. Noi vogliamo ancora ricontrollarli alla luce dello Spirito, e soprattutto vogliamo offrirle a coloro che non hanno chiarificazione al riguardo. Notate il primo verso che abbiamo letto, il 9, dice: noi siamo operai dell'opera di Dio. Beh, qualcuno dirà: ma lo diceva Paolo? Non lo sai certamente tu, ma Paolo lo diceva per quegli operai di quel tempo. Non ha detto: io sono un dirigente dell'opera di Dio, Paolo. Non ha detto: noi siamo i dirigenti dell'opera di Dio. Non ha detto: noi siamo i grandissimi servitori di Dio. Non dice: noi siamo chissà chi. Dice semplicemente: noi siamo gli operai. Noi siamo gli operai. Il termine operaio nel gergo, e anche a quel tempo come ai tempi di oggi, sa indicare colui che opera con le proprie mani, colui che opera con la propria vita, a livello basso, che veramente è impegnato nel lavoro più duro, dove non c'è onore ma c'è soltanto un salario, e noi riceviamo un salario. Altro che salario che riceviamo. E molti diranno subito: adesso mi dirà che cifre prende lui. Alleluia! Siamo operai di Dio in Gesù Cristo e riceviamo benedizioni abbondanti tutti i giorni della nostra vita, e la benedizione di Dio è scritta, è quella che ci arricchisce, e il Signore non ci fa mancare niente, non ci dà mancamento di niente, non darà mancamento di niente a nessun credente, ma soprattutto a coloro che si dedicano ad essere operai, cioè impegnati nell'opera, che si danno da fare per l'opera e nell'opera che non appartiene all'uomo ma appartiene soltanto a Dio. Gloria al nome del Signore. Noi siamo operai nell'opera di Dio. E poi, rivolgendosi ai Corinti, rivolgendosi a questa chiesa, rivolgendosi ai credenti, rivolgendosi ai credenti,
cioè voi siete il campo di Dio. E poi dice ancora, voi siete l'edificio di Dio. Oh, ci sono due espressioni, il campo di Dio e l'edificio di Dio. Certamente, io credo, un campo ci fa parlare subito, immediatamente, ci porta a vedere un campo coltivato. E naturalmente possiamo immediatamente spaziare agli esempi biblici che troviamo sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. Nel Vecchio troviamo la vigna e la troviamo ancora nel Nuovo. Nel Nuovo troviamo il seminatore che cammina e che manda il seme nel campo. Quello che va fuori dal campo sappiamo che fine fa, dove cresce, dove si produce, dove c'è un raccolto. E abbiamo tanti di questi esempi sotto questo aspetto, ma soprattutto in questa occasione vogliamo parlare dell'altro aspetto, l'edificio, perché se il campo è generale, il campo è grande, scritto in qualche punto, e gli operai sono pochi, pregate il Signore della raccolta, e ci sono gli operai delle varie ore, delle diverse ore. Oh, io credo che siamo arrivati proprio agli operai dell'ultima ora, e noi facciamo parte degli operai dell'ultima ora. Paolo faceva parte degli operai della prima ora, noi facciamo parte degli operai della ultima ora. Ma o prima o ultima sappiamo anche una cosa, che il salario è lo stesso, perché abbiamo lo stesso Dio, serviamo lo stesso Signore. Amen. Noi siamo al servizio di un unico padrone e di un unico Signore, non siamo manipolati da nessuno, non siamo politicizzati. Noi siamo al servizio di Gesù Cristo, il Signor Gesù Cristo. Amen. Lo siamo tutti quanti, io credo. Gloria al nome del Signore. Ebbene, vogliamo parlare dell'edificio. Abbiamo parlato del campo in senso vago, ma particolarmente l'attenzione deve venire per quello che è l'edificio. Sì, perché il campo parla di semina. Nel campo si parla di una semina e si parla anche di una crescita e si parla anche di un raccolto, ma l'edificio ancora ci dà una visione più consistente della parola di Dio e soprattutto della posizione che dobbiamo assumere davanti a Dio. E parlando di edificio, noi sappiamo una realtà. L'edificio che cos'è? Una costruzione. Una costruzione fatta in una tal maniera. E questa costruzione, io credo che chiunque edifica, chiunque costruisce, chiunque ha senno e vuol costruire bene, deve preoccuparsi che deve costruire su un buon fondamento. Ci vuole un fondamento solido, ci vuole un fondamento stabile, ci vuole un fondamento sicuro. Ebbene, fratelli miei e sorelle care, certamente in questo momento chi non penserà a ancora la parabola delle due case? Vi ricordate questa parabola? Una casa costruita sulla roccia, in montagna, sulla roccia viva, su una roccia, su una pietra ben stabile, ferma, attaccata e di grosse dimensioni. E la stessa casa, stessa bellezza, stesso forse progetto, costruita sulla sabbia. Chiaramente, chi non è in grado di intendere una parabola? Il Signore parlava per parabole per far sì che tutti potessero intendere. Voi avete il discernimento di Dio, voi avete la parola di Dio. Io so che voi avete già fatto la vostra scelta, voi avete già costruito, state edificando man mano il vostro edificio, che sarà di più piani, perché noi non ci accontentiamo di essere soltanto noi edificati, ma noi vogliamo e tendiamo a costruire per la gloria. Per la gloria. Oh, certamente non sto parlando dei grattacieli umani, sto parlando di una costruzione spirituale. Giorno per giorno la nostra vita, la nostra stessa vita deve essere innalzata, costruita, edificata. Ma l'importante, e soprattutto l'importanza, è nel fondamento. Molti edificano il loro credo, molti edificano le loro credenze religiose. C'è chi l'ha edificato, l'ha fondato su Maometto, c'è chi l'ha fatto su Allah, qualcuno gli va bene, ci sono alcune, la maggioranza delle persone, perché ognuno si fa il suo credo, ognuno costruisce a modo suo, ognuno crede quello che vuole credere. No, fratelli miei, questa è la grande menzogna diabolica, perché l'unico fondamento vero, reale, è soltanto il cristianesimo in Gesù Cristo. Alleluia, gloria al nome del Signore. C'è bisogno di costruire, di edificare il nostro edificio personale sulla roccia, non sulla pietra friabile nemmeno,
Non soltanto, parliamo di sabbia, sappiamo quanto è debole la sabbia, quanto poco consistente è, fatta di tanti e tanti granelli che non acquistano nessuna consistenza, è vero? La sabbia non dà nessuna fiducia, la sabbia non dà una cosa duratura, può durare per un certo tempo, ma poi verrà il tempo, prima o poi, nei momenti particolari, nei momenti in cui si abbatterà ancora la tempesta, il cattivo tempo e ancora le sollecitazioni dei terremoti umani, ancora queste case che sono mal costruite potranno durare un certo numero di anni, ma accadranno. Ma la casa fondata sulla roccia viva, essa non cadrà giammai. Oh, subirà le intemperie, ne abbiamo parlato molte volte, potrà avere dei danni alla facciata dell'edificio, ci può essere un momento di sgomento, ci può essere un momento di abbattimento, ci può essere un periodo di prova, ci può essere un momento in cui si sente un poco vacillanti, ma quando il fondamento, quando la fondazione è fondata sulla roccia, la roccia viva, che Cristo Gesù, non crollerà mai. Amen. Che il tuo fondamento, il mio fondamento sia sulla roccia di Gesù Cristo. Non c'è altra roccia. Vedete, anche insieme al cristianesimo, e ne parleremo proprio adesso, fra breve, anche insieme al cristianesimo dobbiamo dire che purtroppo per secoli si è predicato un fondamento che non è il fondamento di Gesù Cristo. E lo analizzeremo alla luce della parola, perché è tempo che la luce deve risplendere. E chi vuol sentire sentirà, chi vuol vedere vedrà, chi vuol gioire gioirà, chi vuol costruire solidamente senza delusioni, senza prospettive umane che falliscono, deve attenersi alla parola di Dio. Amen. Insieme voglio analizzare un altro verso della parola, e questa volta nel Vecchio Testamento, in Isaia 28:16, il libro del profeta Isaia. E voi sapete, questo libro è stato chiamato il quinto evangelo da alcuni per il semplice fatto che questo è un libro che ancora profeticamente annuncia tutta la venuta del Cristo e tanti altri avvenimenti. Ebbene, leggiamo al verso 16. Gloria al nome del Signore, gloria a Dio. Perciò così ha detto il Signore Dio: ecco, io sono quello che ho posto in Sion una pietra a prova, pietra di cantone preziosa, un fondamento ben fondato. Chi crederà non si smarrirà. Gloria al nome del Signore. Un fondamento, lo appunto diceva profeticamente nel libro del profeta Isaia, questa pietra che sarà a capo del cantone è una pietra che poi successivamente è stata riprovata dagli uomini, ma una pietra, l'unica pietra preziosa, pietra eletta, pietra scelta, pietra senza eguali, roccia eterna. Chi è la pietra? È Gesù Cristo il Signore. Gesù Cristo il Signore, sia benedetto il nome del Signore. In questa occasione voglio leggere più di un verso, ci abbiamo ancora un altro passo in Efesi capitolo 2 verso 20, voglio leggerlo. Gloria al nome del Signore. No, non ho preso mai tanti passi, ma ancora in questa occasione è necessario far conoscere la parola di Dio. Molti non conoscono, fratelli miei, molti fondano la dottrina su un verso della scrittura, e sappiamo che Dio questo lo condanna. Dice la scrittura che ogni parola deve essere confermata dalla bocca di due o tre testimoni. Alleluia! Le dottrine bibliche devono essere ben confermate, non si può torcere la scrittura, non si può prendere un verso, isolarlo e farne quello che uno gli vuol far fare. C'è una grande responsabilità davanti alla presenza di Dio, come c'è responsabilità da parte nostra mettere a luce la vera, la sana dottrina buona, accettevole nella perfetta volontà di Dio. Dottrina significa insegnamento, vero? Gloria all'Eterno Dio. In Efesi capitolo 2 verso 20 leggiamo: essendo edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra del capo del cantone, in cui tutto l'edificio ben composto cresce in tempio santo nel Signore. Gloria a Dio. Ho aggiunto anche il verso 21:
e voglio aggiungere anche il 22, nel quale ancora voi siete insieme edificati per essere un abitacolo di Dio in spirito. Oh, quale chiarezza! Voglia il Dio rendere chiara questa parola, la voglia rendere a te che tu forse non l'hai mai ascoltata. Siamo edificati su una fede che non è una fantasia umana e non è un appannaggio di un uomo. Noi non siamo edificati su un uomo, importante che sia, sarebbe un uomo, sarebbe fallace, cadrebbe, sarebbe qualche cosa di inconsistente. Anche l'uomo più importante ha una natura umana. No, non possiamo avere un fondamento che sia un fondamento umano. Il fondamento della nostra fede non può essere umano, ma un fondamento divino. E chi è Gesù? Chi è per te Gesù? Chi è per te Gesù? Quando Gesù lo disse a Pietro, disse: Pietro, gli altri dicono che io sono questo e sono quell'altro. Ma tu Pietro, dimmi, chi dici? Che dici tu? Io chi sono? Io chi sono? È una domanda che in questo momento il Signore la pone a te, la pone a te, la pone a noi. E io credo che molti l'avete già sulle labbra la risposta. Oh, guardate, è la stessa risposta di Pietro. Vediamo un poco se quella che sto pensando io è la vostra stessa risposta. E tu chi dici che io sono? Tu sei il Cristo, il figliuolo del Dio vivente. Tu sei Dio, tu non sei un uomo. Tu hai rivestito un corpo umano. Tu ti sei fatto uomo. Tu in questo momento, e in quel momento che gli parlava, esteriormente sei un uomo come gli altri. Ma tu sei soprattutto Dio. Sia benedetto il nome del Signore. Pietro, è proprio Pietro che dice queste cose, gloria a Dio. Ma ecco la confusione delle leggende dei secoli, ecco come si torce la scrittura, ecco come su un passo biblico si devia e molti non hanno il fondamento Gesù Cristo. Abbiamo ancora sentiamo persone che vengono contro di noi: voi non credete alla Madonna, voi non credete ai santi, ma la nostra fede è poggiata sulla fede che è stata prima dei profeti e dei santi, della stessa Maria, alleluia. La fede qual era di Maria? Su chi era fondata la fede di Maria? Su Gesù Cristo. Lei sapeva bene che aveva avuto l'onore e gli fu chiesto a suo tempo di poter essere disponibile affinché il Salvatore del mondo venisse sulla terra rivestendo un corpo umano mediante seme divino. E lei si riconobbe insufficiente, si riconobbe talmente in uno stato di umiltà, dice: Signore, mi ha fatto questo grande onore. E tutti conoscono l'Angelus, viene chiamato così, vero? Gloria a Dio. Gli apostoli, qual era la fede degli apostoli? Abbiamo detto Pietro fa una confessione di fede, cosa dice? Tu sei il Cristo, il figliuolo del Dio vivente. L'abbiamo ripetuto anche noi, tu sei il Cristo. Vogliamo dirlo un'altra volta tutti insieme? Tu sei il Cristo, il figliuolo del Dio vivente. Questa è la confessione di fede, ma ancora oggi ci sono molti che hanno fondamento tale santo, tale Madonna, tra tante Madonne. Oh, questo è stato l'inganno dei secoli, un inganno che non possiamo più tollerare, un inganno che ha portato la gente ad adorare la creatura e distaccarsi dal Creatore. Il Signore ci chiama ad annunziare l'Evangelo, tutto l'Evangelo. Certamente per noi umanamente sarebbe conveniente predicare mezzo Evangelo. Ma non saremo cristiani, saremo dei mezzi cristiani e i mezzi cristiani non esistono davanti a Dio. Saremo degli operai che un giorno dovremo rendere conto al Signore di non aver operato nella sua maniera. E questa è una grande responsabilità. Questa responsabilità la sentiamo, ci pesa, perché noi abbiamo la luce, la conoscenza. E se Dio ce l'ha dato, non ce l'ha dato solo per noi stessi, ce l'ha dato per darla agli altri. Alleluia! Quanta gente si confida in statue, quanta gente si confida in immagini, quanta gente si rivolge di qua, si rivolge di là, si rivolge sopra, si rivolge sotto, e milioni di individui si rivolgono a Satana direttamente attraverso i maghi, le streghe, eccetera, eccetera. Perché? Perché quelle preghiere non sono state mai esaudite. Perché quelle preghiere non arrivano mai al trono di Dio. Se ci arrivo qualche volta è proprio perché la misericordia di Dio vede la semplicità, la sincerità. Ma noi vogliamo
con la parola di Dio dirvi ancora questa sera, in questo giorno, vogliamo dirvi: mettete un nuovo fondamento. Chi già non l'avesse fatto, mettete un fondamento nuovo alla vostra vita, metteteci Gesù. Fondate la vostra fede su Gesù Cristo, non lo fondate sugli uomini. Lo stesso caro fratello Pietro, che noi stimiamo e amiamo, è stato un uomo di Dio, usato da Dio, e noi siamo fondati sulla fede degli apostoli, dei profeti. Ma la fede degli apostoli e dei profeti è quella ancora di Paolo. Qual è? La fede è basata su Gesù Cristo, sulla roccia. Gloria al nome del Signore. E noi siamo basati, quell'edificio che continua a crescere, continua a crescere, continua a crescere. Paolo diceva: io come savio architetto, saggezza divina, quello di indicare agli altri il fondamento deve essere Gesù. Tu non puoi fondare su di me, non puoi, io sono un essere umano. Oh, potrei avere simpatia, potrei seguire qualche esempio della mia vita che sia conforme alla volontà di Dio, amen, ma il fondamento deve essere solo uno, Gesù, amen. E una volta che hai fondato su Gesù, allora potrai dire: io fondo, ho fondato come hanno fondato ancora la loro fede gli apostoli, i profeti, e questo edificio spirituale che è la tua vita crescerà, crescerà, crescerà. Sapete perché? Perché Dio ne prende cura, sapendo che tu gli appartieni, sapendo che il tuo edificio è suo, perché è scritto ancora un verso glorioso da qualche parte che dice: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? E chi è lo Spirito Santo, fratelli miei? È Dio, non è la forza attiva di Dio. È Dio, è Dio, è Dio, è Dio. È Dio che dimora dentro di noi. È Dio che dimora nel suo tabernacolo. È Dio che dimora nel suo edificio. Dimora Dio nella tua vita. Lo puoi dire soltanto a una condizione: se hai fatto la scelta di avere l'unico fondamento, se tu dici in questo momento: il mio fondamento, la mia fede è basata su Gesù Cristo, allora la tua vita è un edificio che appartiene a Dio. Sia benedetto il nome del Signore. Ma c'è un punto che ancora voglio leggere, che farà felice senz'altro tante persone che magari in questo momento o successivamente seguendoci diranno: ma c'è scritto, c'è scritto. Diamo una spiegazione anche a questa, anche se a ragion di tempo dovremmo rendere preciso, dobbiamo dare qualcosa di preciso e di molto restrittivo, ma gloria a Dio saremo disponibili a fare anche, ad avere anche con colloqui personali, a portare ancora più luce su questi passi. Ed è un passo nell'Evangelo di San Matteo, vogliamo leggere in San Matteo capitolo 16 al verso 18, un passo molto contestato, un passo che è stato oggetto di una dottrina che dura ancora oggi, purtroppo. Una dottrina che devia, una dottrina che porta lontano dalla realtà, dalla verità, dal fondamento biblico autentico. Gloria al nome del Signore. E vogliamo leggerlo insieme questo verso, Matteo 16 verso 18. Gloria a Dio, gloria al nome del Signore. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Tutta la nazione italiana conosce questo verso, ma conosce, molti conoscono solo questo verso, e danno a questo verso soltanto un'importanza che è stata data, è stata detta senza accertarsi. E questo verso invece va letto e va compreso nella giusta maniera. Poteva Pietro essere il fondamento della Chiesa di Gesù Cristo? Ma al di là delle spiegazioni, che nel greco ci sono due termini, Petros e Petra, che sa indicare la roccia e il sassolino, e voi sapete che la roccia è solo Cristo, e il sassolino è Pietro. Alleluia, grazie Signore per questo sassolino benedetto, ma grazie anche per tanti sassolini che siamo noi, tante pietre, e anche noi viventi. È scritto in altri passi della Scrittura che noi siamo pietre viventi dell'edificio di Dio. Alleluia. Ma poteva Pietro essere il fondamento? Ma se vogliamo arrivarci soltanto, e un servitore di Dio lo proponeva tanti anni fa e diceva: se noi volessimo soltanto analizzare, tu sei pietra, su questa pietra io, dice il Signore, fonderò. Chi è che fonda? Chi è che fonda? Gesù. Io fonderò
la mia chiesa. Di chi è la chiesa? Di chi è la chiesa? La chiesa appartiene a Gesù Cristo. Gloria a Dio. Noi non siamo fondati sull'uomo, non siamo fondati su quelli che possono chiamarsi i vicari di Cristo. Noi siamo fondati su Gesù Cristo, e lo Spirito Santo, sappiamo, è l'unico vicario di Cristo che si manifesta dentro di noi. Alleluia. Parola di Dio. Contestassero quello che vogliono, ma sono dissipate le cortine dell'ignoranza. Cadono, cadono, e chi vuol vedere, vede. Bartimeo il cieco disse vicino al Signore Gesù quel giorno, quando Gesù disse: che cosa vuoi che io ti faccia? Lui era cieco. Cosa vuoi che tu mi faccia, Signore? Io voglio ricoverare la vista. Lui parlava di una vista fisica, lui parlava di vedere con gli occhi fisici. C'è bisogno anche di una vista spirituale, se volete vedere Dio, se lo volete vedere spiritualmente nella vostra vita di qua giù, e lo vorrete vedere un giorno faccia a faccia con il nuovo corpo incorruttibile che Egli ci darà, è necessario non essere ciechi. Ed è necessario anche non essere sordi alla parola di Dio. Alleluia! C'è bisogno di capire che, anche essendo quello che era una colonna del Tempio di Dio, Pietro è stato una colonna del Tempio di Dio, come lo è stato Paolo, come lo sono stati gli altri apostoli, quelli che sono stati fra i dodici e quelli che sono venuti dopo, e ce ne sono ancora. Ma noi abbiamo edificato sulla loro fede, loro hanno edificato su Cristo, noi edifichiamo su Cristo. Edificando sulla fede degli apostoli, abbiamo edificato sulla fede di Gesù Cristo. Il nostro fondamento è soltanto Gesù Cristo il Signore. Amen. Gloria a Dio. O vogliamo dire lo stesso Pietro che cosa dice al riguardo? C'è ancora un passo, ed è l'ultimo passo che voglio leggervi. È in Primo Pietro capitolo 2 verso 5, la prima epistola di Pietro. C'è un verso glorioso che ancora voglio leggervi. Lo dice proprio l'apostolo Pietro. Gloria a Dio. Crediamo che è Pietro che parla, vero? Epistola di Pietro. Gloria al nome del Signore. Questa Bibbia l'abbiamo tutti nelle mani. Gloria all'Eterno Dio. In Primo Pietro capitolo 2 verso 5 cosa leggiamo? Ancora voi, come pietre vive, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per Gesù Cristo. Ma vorrei leggervi ancora qualche verso precedente, e voglio leggervi il versetto 3 da capo. A ciò che per esso cresciate, seppur avete gustato che il Signore è buono, al quale accostandovi come alla pietra viva, riprovata dagli uomini, ma dinanzi a Dio eletta, preziosa. E vogliamo rileggere il verso che vi ho letto prima? Ancora voi, come pietre vive, siete edificati, siete costruiti. Siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per Gesù Cristo. Sia benedetto il nome del Signore. È l'apostolo Pietro che ha detto questo. Lui riconosceva che era fondato sulla pietra viva. Fratelli miei, conoscete forse, amici cari, conoscete forse che si vendono pietre vive? C'è una calce viva, mi pare, vero? In commercio c'è ancora una calce viva, molte volte si vende la calce spenta. Ma avete mai sentito di una pietra viva? Ce n'è una sola. Non dobbiamo dire c'è stata. C'è. C'è. Perché colui che dice io sono, è colui che è il Signore Dio, è Cristo Gesù, è lo Spirito Santo. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro fondamento è quella pietra viva. E quando una pietra morta va su una pietra viva, una pietra che ha la vita in sé, ha la grande prerogativa di risuscitare le pietre morte e di farne pietre vive. Sia benedetto il nome del Signore. Siamo l'edificio di Dio, abbiamo sentito. Siamo il Tempio dello Spirito Santo.
E che cosa facciamo in questo tempio? Molti vogliono vedere il tempio, quello che ci circonda qui. No, questo è un luogo di culto, non si può chiamare tempio. Il tempio nel senso cristiano, autentico, spirituale, è la nostra vita, è il nostro intimo, è il nostro spirito in particolare, anche il nostro corpo, come è scritto. Cioè questa trinità umana fatta da corpo, anima e spirito, dove internamente nel luogo santissimo, nel nostro spirito che diciamo cuore, che cosa offriamo a Dio noi? Che stiamo offrendo a Dio questa sera? Cosa state offrendo a Dio? Cosa devi offrire a Dio? Sacrifici spirituali. Sacrifici spirituali sa significare che non devi bruciare incenso materiale, mirra materiale. Non significa che devi fare qualcosa di umano, che devi comprare con soldi, con prezzo, ma devi dare al Signore che cosa? La lode, il profumo di lode, dell'ubbidienza. Oh, gloria a Dio! E Dio benedice questo edificio perché è il suo edificio. Tu sei l'edificio di Dio, noi siamo l'edificio di Dio, dove Dio si manifesta con la sua gloria. E poi dice che questo edificio, ma questo edificio ha tutto. Se il fondamento è Cristo, se l'edificio è proprietà di Dio, se l'edificio è occupato dallo Spirito Santo, è un edificio perfetto spiritualmente parlando. Gloria a Dio! Gloria a Dio! È in questo edificio che Dio si rivela, è in questo edificio che Dio agisce, è in questo edificio che Dio si compiace di abitare, è in questo edificio che Dio si compiace di dimorare, è questo edificio che è la sede della santità e della potenza di Dio. Gloria al nome del Signore. No, gli altri edifici che non sono poggiati sulla roccia, quelli che non hanno fondamento come Cristo, sono edifici momentanei, destinati a svanire. Possono durare anche dei decenni, possono durare anche dei secoli, ma poi, prima o poi, sono edifici che sono destinati a crollare, perché il fondamento è gracile, perché il fondamento è flebile, perché il fondamento è inadeguato, perché il fondamento non è sicuro. Ancora stasera vogliamo testimoniare la nostra fede nel Signore. Siamo poggiati sulla roccia, vediamo quanti sono poggiati sulla roccia. Ondeggiate le vostre mani con gioia. Con gioia, con gioia. Oh, Cristo è la nostra roccia, il nostro fondamento, l'unico fondamento. Qualcuno dirà, chi è? Come si chiama la vostra chiesa? La nostra chiesa è cristiana, ha fondamento Gesù Cristo. Lo stesso fondamento di Maria, lo stesso fondamento di Pietro, lo stesso fondamento di Paolo, lo stesso fondamento di Giacomo, lo stesso fondamento di Matteo, Luca, Marco, Giovanni, lo stesso fondamento dei martiri, lo stesso fondamento di tutti i cristiani autentici. Tutti lo stesso fondamento abbiamo, Gesù Cristo il Signore, perché abbiamo anche un unico Signore. Abbiamo un unico Signore. Oh, voi sapete come uscì l'espressione solo Gesù è il Signore? Soltanto Gesù è il Signore? Conoscete come uscì questa espressione? Perché ai tempi romani ancora si doveva dire Cesare il Signore, Cesare il Signore, perché c'era prerogativa ancora, fondamento di religione, di fede su Cesare, uomo peccatore, condottiero ma peccatore, e si diceva Cesare il Signore, Cesare il Signore, Cesare il Signore. Oggi molti non dicono Cesare, molti dicono Rita è il Signore, Francesco è il Signore, Maria è il Signore, quell'altro è il Signore. No, noi rispondiamo come rispondono i santi primitivi, solo Gesù è il Signore. Vogliamo dirlo tutti insieme? Solo Gesù è il Signore. E attenzione, dico solo Gesù non per un'etichetta, una denominazione, perché soltanto Gesù Cristo è il Signore. Amen. Soltanto Gesù Cristo è il Signore. Non conosciamo altri signori. Da domini, padrone, alleluia, sia benedetto il nome del Signore. E ancora, se c'è qualcuno per la prima volta qui e voi che avete e ricevete questa parola, sembra una parola polemica ma non lo è, è parola di verità e la verità vi farà liberi. Solo la verità fa l'uomo libero. Libero da che cosa? Innanzitutto ci libera dall'ignoranza. Molte volte pensiamo solo al peccato, alla trasgressione,
e non pensiamo che l'ignoranza è causa di molti peccati e molti guai. L'ignoranza è un male, e particolarmente l'ignoranza spirituale è un male eterno, è un male che ci allontana da Dio, che non ci fa conoscere, ci priva delle benedizioni di Dio. L'ignoranza non ci fa accostare a Dio, ci devia. Dobbiamo accostarci a Pingo Pallino, dobbiamo rivolgerci a quello, dobbiamo rivolgerci a quell'altro. No, questa parola, tutta la parola di Dio parla che abbiamo un unico mediatore, Signore, roccia, intercessore, Re, Gesù Cristo il Signore. Gesù Cristo il Signore. Dillo, dillo questa sera, se sei qui anche per la prima volta. Anch'io ho ricevuto che Gesù è il Signore. Gesù è il fondamento della mia vita. Dillo. Sentirai la pace nel cuore, sentirai come Dio si accosta a te, sentirai la mano di Gesù che ti toccherà, sentirai che la tua vita cambierà, perché Dio ha tanto amato questo mondo che ha mandato Gesù a morire per noi. Chi può prendere il posto di Gesù? Chi si può arrogare il diritto di prendere il posto di Gesù Cristo? Lui è il Signore, ma Lui è stato il Salvatore. Lui ha dato la sua vita sulla croce, Lui l'ha data, e l'ha data spontaneamente. Non è stato obbligato, l'ha fatto per amore e in ubbidienza al desiderio del Padre. Lui ha deposto la sua vita e l'ha fatto volontariamente, personalmente, l'ha fatto sapendo quello che faceva e sapendo che Lui era il fondamento della nostra vita. Oh, sentiamo se la nostra costruzione è ben fondata. Questa è un'occasione per vedere se siamo ben fondati. Sono fondato su Gesù Cristo? O molti, quando parlano delle nostre chiese, la chiesa di quello, la chiesa di quell'altro, la chiesa di quell'altro. Ma quale chiesa di quell'altro e di quest'altro? E quale chiesa diremo? La chiesa è di Gesù Cristo. Amen. Amen. Signore, che questa parola possa spaccare i cuori, possa penetrare e che possa anche convincere quelli che predicano in maniera sbagliata. Sembrerebbe quasi che non ce l'abbiamo. Dio odia il peccato, ma ama il peccatore. E se Dio ama i peccatori, noi vogliamo amare tutti gli esseri umani. Dell'amore di Dio, naturalmente. Non di un altro amore. Dell'amore di Dio. Che il Signore dia che attraverso questa parola molti possono chiedersi: ma che cosa ho fatto per tanti anni? Cosa ho insegnato agli altri? Qual è stato il mio credo? Viene dalla bocca di un uomo che non è nessuno, è vero? La bocca di quest'uomo, e quest'uomo non è nessuno, ma la parola pronunciata da quest'uomo nessuno è la parola dell'Iddio vivente. E questo è importante. Questo è veramente importante. Amen. È importante che dalle vostre bocche esca la parola di Dio. È importante, questo è importante. Questo mondo deve ricevere la parola di Dio. Non può continuare a ignorarla. Non può continuare a essere ingannato. Non può continuare a dire: mi fa comodo così, sono nato così. Questo poteva andare bene. E no, bene per modo di dire. In tante generazioni vecchie ancora qualcuno si rifiuta e chiude gli orecchi. Non voglio sentire, io sono nato così, sono nato così, sono nato così. Sei nato così e vuoi morire senza conoscenza? Chissà quante sofferenze ti saresti risparmiato se tu avessi conosciuto prima. Chissà quante preghiere inutili non avresti fatto. Chissà quanti sacrifici di denaro e di altro genere tu non lo avresti fatto sapendo la verità. Chissà quante cose sbagliate non avresti fatto. Ma non è tardi. È ancora tempo di grazia, è tempo di misericordia, è tempo di conoscenza, è tempo della conoscenza di Dio, è tempo dello Spirito Santo, è tempo che lo Spirito continua ancora a annunciare che Gesù è il Signore, che Gesù è il fondamento, il Vicario di Cristo, lo Spirito Santo, ripeto, il Vicario di Cristo, lo Spirito Santo, continua a convertire i cuori a Gesù Cristo, non a una causa, non a un'ideologia, non a una forma di teologia, ma continua a portare le anime per fargli ereditare il regno di Dio. Sia benedetto il nome del Signore. Ma non è soltanto quell'eredità,
non è solo quell'eredità, è vivere consapevolmente su questa terra, perché molti non sanno a chi indirizzarsi. Oh, perdonatemi, voglio ancora perdere qualche minutino, qualche consiglio che sento da parte di Dio. Troppi hanno pronto una lettera di richiesta, l'hanno scritta e hanno messo dentro la busta, ma non sanno a chi la devono indirizzare. Rimangono con la lettera in mano. A chi la manderò? A chi la indirizzerò? Le mie richieste, le mie esigenze, i miei bisogni, a chi dovrò mandare? E cammina per la strada e trova quello e dice: mandaglielo a quel santo protettore. E poi cammina ancora per la strada e dice un altro di un altro paese: mandalo al santo protettore di quell'altro paese. E poi ne arriva un altro e dice: ma mandalo a quell'altro prelato. E ne arriva un altro e mandala a sua eminenza. E mandala a quel pastore. E mandala a quell'altro. Sono tutti indirizzi sbagliati. Sono tutti indirizzi sbagliati. Un solo indirizzo. Una sola via. Un solo battesimo. Un solo Signore. Una sola salvezza. Un solo sacrificio perfetto per i peccati, un solo sommo sacerdote, un solo Dio in tre persone, nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Indirizza la tua vita, la tua lettera, le tue richieste. Indirizza a colui che deve essere il fondamento della tua vita. Indirizza a colui che è vivente. Indirizza a colui che può toccarti all'istante. Indirizza all'unico Signore, all'unico Salvatore, all'unico Dei. Indirizzala, spediscila, senza francatura, pagata anche quella, francatura a carico del destinatario, regno dei cieli, ma vicino a te. Non devi andare a chissà quale buca, non devi rivolgerti ad altri. Se vuoi conoscere esattamente, maggiormente il suo indirizzo, allora ricevi la parola di Dio. Qui c'è tutto ciò che ti serve, qui c'è solo quello che ti serve. È l'unico libro di Dio, è il vero unico libro di Dio, l'unica testimonianza reale, l'unica volontà. Vecchio e Nuovo Testamento stanno a significare volontà di Dio espresse. Alleluia! Ecco la parola, Gesù. Io sono la via, e gli dice in San Giovanni capitolo 14: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Lo ha detto il Signore Gesù. Ripeto, San Giovanni capitolo 14. Che il Signore vi benedica. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare tutti insieme per coloro che hanno fatto stima in questo momento della parola di Dio, che stanno facendo stima davanti ai loro televisori, nelle loro case. Vogliamo pregare una preghiera bigottica, non una preghiera del forse, chissà, indirizzata a questo o a quell'altro. Vi dirò adesso esattamente l'indirizzo, ascoltatelo in preghiera. Vi do un indirizzo preciso, biblico, scritturale. Padre Celeste, vengo a te nel nome di Gesù per chiederti ancora in questo istante di benedire i cuori che hanno ricevuto la tua santa benedetta parola. Allarga i loro cuori, fa che questa parola penetri e penetri profondamente, e che liberi ognuno dall'ignoranza spirituale e da un fondamento che forse per tanti anni ha condizionato questa vita, queste vite, da un fondamento che non è stabile, da un fondamento che non è il tuo, e che ognuno possa riconoscere che ha bisogno dello stesso fondamento, di un fondamento solido, stabile, eterno. La nostra fede in Cristo Gesù, fondamento sulla fede degli apostoli, dei profeti, che è quella in Cristo Gesù. Grazie Signore. Come Pietro, siamo consapevoli che tu ci hai fatto pietre viventi anche a noi. Siamo anche noi pietre, e su questa pietra, e su queste pietre, tu stai continuando a costruire il tuo edificio spirituale. Alleluia! Siamo gioiosi per questo. Dallo a comprendere a chi non vuol comprendere. Padre, fai vedere a quelli che non vogliono vedere. Dona la vista a quelli che dicono di vedere e non ci vedono.
dona l'udito a quelli che dicono di udire ma non ci sentono, non vogliono sentire. Tu ci hai dato potestà, facoltà, e ti ringraziamo Padre. Conosciamo che essendo polvere cosmica vivificata siamo diventati tuoi figliuoli, e tu dimori nel nostro edificio, e la tua potenza, la tua santità dimora in noi, e per questa potenza abbiamo vittoria sulle potenze delle tenebre, del male. In questo momento Padre sento di prendere la tua autorità ancora una volta su di me, e ogni nuova persona, ogni persona che ha udito la tua parola per la prima, la seconda, la terza volta, che in questo momento è tormentata dai dubbi, attaccata a dire ma è così, è così, in questo istante prendo autorità sugli spiriti di dubbio e di incredulità e comando questi spiriti di allontanarsi immediatamente da ogni persona, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Grazie Padre, grazie Padre, grazie oh Dio, sovviene a ogni necessità questo mondo davanti a te, con le crisi, crisi del Golfo e crisi di altro genere, e soprattutto della nostra Italia che è in una morsa di violenza, di cattiveria, di ferocia, dove gli uomini pensano che con belle paroline possono risolvere tutto, ma tu puoi fare ogni cosa, solo tu oh Dio, tu lo puoi fare, e lo possiamo fare ancora noi con le nostre misere, umili preghiere che ti rivolgiamo non nel nome nostro o nel nome mio, poiché noi nulla meritiamo, ma attraverso Gesù Cristo, il Signore, il mio, il nostro Signore, Redentore e Salvatore, il tuo unigenito figliuolo, benedetto in eterno.